Buonasera a tutti. Allora, come ho detto poc'anzi ai vostri colleghi, è una giornata favolosa, una vittoria importantissima per noi, che io avevo predetto, ero sicuro che oggi avremmo vinto. Devo fare i complimenti alla squadra perché la squadra era in condizioni veramente rimaneggiate. Avevamo alcuni ragazzi fuori già e poi alcuni che hanno giocato con infiltrazioni, eccetera. Quindi, complimentissimi, mister fantastico, nonostante sentivo la tribuna che chiedeva cambi in continuazione, ma i tifosi non sanno che alcuni dei giocatori che sono entrati veramente in condizioni precarie. Complimenti a Mascari per il grande gol. Io non voglio rubarvi molto tempo oggi perché voglio presentare il nuovo direttore generale che avevo annunciato giorni fa. Vieni mister, vieni vicino a noi, vieni. Vieni, vieni, vieni mister, vieni. Oggi è la tua giornata, vieni vicino a noi, vieni. Noi non serve. Noi vai. Vieni, vieni, seduto qua vicino a Signor me. Presidente. Come sapete già, io con il mister ho un rapporto molto stretto, diretto e sono molto orgoglioso del lavoro che sta facendo, glielo ho detto sempre e quindi ha tutta la mia stima. Non avevo dubbi che oggi in condizioni veramente drammatiche lui riuscisse a tirar fuori dai ragazzi il massimo, li ho visti stremati e quindi poi gli ho già fatto i complimenti, ma glieli faccio in conferenza stampa perché se li merita. Mister, adesso ci aspetta la finale. Ci andremo sicuramente. Quello sicuro. Ci Quello andremo. sicuro, ma ci andremo per vincere. È giusto, mister? E questo è il tuo motto, quindi Lo non sai, abbiamo no? altra scelta. Lo sai, no? A me basta anche un 1-0 come oggi, eh? È vero, ragazzi, è sufficiente, no? Anche all'ultimo minuto, all'ultimo secondo, non all'ultimo minuto, quando l'arbitro è col fischietto in bocca è sufficiente. Ok, ci siamo. Nella conferenza di oggi, come vi ho detto, ho il piacere di presentarvi ufficialmente il nuovo direttore generale del Trapani Calcio, che è Claudio Nellucci. Non serve a me raccontarvi la sua carriera nel mondo del calcio, procuratore di giocatori importantissimi, amico, e quello conta, mio personale, e con l'incarico nella parte sportiva di dirigere un po' tutto quello che riguarda e riguarderà il settore, quindi direzione sportiva, con gestione della squadra. Ripongo in lui la massima fiducia, gli lascio la parola in modo che voi possiate anche fargli le domande del caso. Innanzitutto è un piacere vedervi qua tutti, è un piacere vedervi sorridenti, siamo contenti perché chi inizia bene già è a metà dell'opera, come dicevano quelli più bravi di me. Sono orgoglioso di essere qui vicino al presidente perché ci lega un rapporto che va oltre il pallone, e quella è la cosa più importante. Sono contento che sono arrivato in un momento particolare perché essere qui oggi vuol dire portar bene e quindi portiamo bene e le cose positive ci piacciono, quindi siamo per costruire qualcosa di importante, però invece di parlare preferisco far parlare i fatti, quindi noi siamo qui, come dicevo il mister oggi, ci siamo fatti una bella chiacchierata, ho visto oggi questi animali in campo che voglio sempre vedere, vorrò sempre vedere, questa voglia di arrivare sempre prima degli altri. Quando avremo questa voglia andremo lontani, poi è chiaro. Sliding doors del pallone, il pallone, il palo entra, il palo esce, non è colpa di nessuno, però ce la metteremo tutta per stare sempre con questa cattiveria e questa voglia di uccidere gli altri in maniera sportiva, chiaramente, con la fame e la voglia di arrivare sempre più in alto, perché questo merita questa città, questi colori, e merita il presidente per quello che ha iniziato a fare e non avete ancora visto niente. Diciamo che ci proviamo a tirar fuori qualcosa di buono, lavorando in sintonia, lavorando in armonia, in gruppo, perché da soli al tennis e il ciclismo e il nuoto sono quelle cose che puoi fare da soli. Il resto qua ci vuole un gruppo. Ho trovato delle persone deliziose che stanno qua, gente professionisti con la P maiuscola, gente con i capelli bianchi che ci darà tanta forza e dovremo imparare tanto dai signori che stanno qui con i capelli bianchi. Quindi stanno facendo un grandissimo lavoro, lavoro eccezionale. Il lavoro del mister non lo devo dire io, insomma, il lavoro del mister l'avete visto tutti. È come se c'hai una barchetta a vela e stai nell'Oceano Indiano con mare forza 10. Insomma, al di là di come andrà il risultato, c'è soltanto da parte nostra
gli applausi ai ragazzi, gli applausi al mister, a tutto lo staff, al gruppo, ai medici, ai fisioterapisti, ai recuperatori, a tutti voi che avete subito delle cose importanti. Quindi stare qua, vi vedo col sorriso, siamo tutti contenti oggi, però verranno i tempi brutti, dove ci darete pure le parolacce, le cose, però insomma cercheremo di sbagliare il meno possibile. Ambiente Trapani già c'è un gruppo di lavoro, insomma noi abbiamo trovato delle persone, stanno lavorando come l'ho detto prima, e persone che hanno fatto bene in un momento difficilissimo, quindi siamo qui per far gruppo, chi ci può dare una mano sarà qua con noi, chiaramente poi chi vorrà andare via mica lo possiamo legare, insomma, no? Però sicuramente qualcuno verrà a arricchire il gruppo, chiaramente il presidente poi avrà sempre l'ultima parola, io potrò dare suggerimenti su qualcuno che magari può andare a coprire delle caselle. Scusa se ti interrompo, preciso sulla domanda che hai fatto. Chiaramente lui come direttore generale, a cascata ci sarà un direttore sportivo, un nuovo direttore della comunicazione, un nuovo direttore del marketing, quindi avremo questa catena, linea di catena sarà ben chiara, dove lui si occuperà della parte sportiva, io personalmente seguirò tutta la parte sponsorship, marketing, comunicazione, chiaramente con persone di mia fiducia e integrandole con chi già lavora oggi e secondo me lo fa in maniera brillante, perché oggi comunque la realtà c'è. Non è che io devo cambiare tutto, noi dobbiamo semplicemente integrare quelli che stanno lavorando bene oggi con elementi di grande esperienza che devono portare la società a un livello comunicativo, a un livello di relazioni anche con l'esterno più importante. Tu l'avevi anticipato? Assolutamente sì, lui è il primo tassello, ne arriveranno altri, io ritengo che soprattutto la parte sportiva oggi non possa entrare nel merito fino a che la squadra sta giocando. Io per una questione di rispetto devo continuare oggi a difendere chi sta lavorando per il Trapani. Dopo che sarà finita la stagione, a bocce ferme faremo tutte le valutazioni del caso, perché chi oggi è qui avrà sempre comunque la precedenza, visto che comunque ci hanno portato a fare una finale playoff e quindi siamo secondi solamente a Locri e Catania oggi, quindi comunque la squadra tanto male non era, giusto? Mi sono fatto un'idea e ho trovato un livello, specialmente ne parlavo col presidente prima in tribuna, il livello che ho trovato oggi qua, a parte della nostra squadra, che già sapevo, è la felicità di vedere giocare a pallone, perché questo è importante, no? Noi abbiamo giocato a calcio oggi, quindi poi il risultato poteva essere positivo o negativo, ma abbiamo giocato a calcio. E quindi è un livello buono, un livello alto per la Serie D. Ci sono squadre in C e squadre in B che non giocano a calcio. Noi oggi abbiamo giocato a calcio, quindi ho trovato un buon livello. Anche altre squadre ho visto, mi sono fatto un giro, ho visto altre partite. È un buon livello. Occuparmi di tutto quello che c'è da occuparmi è, secondo me... No, questo, scusa se rispondo io. La questione è molto semplice. Un conto è il marketing e l'immagine del brand che noi stiamo creando, che quindi avrà un filo comune, ma quella che è la gestione sportiva sarà completamente separata. Io non posso mischiare un direttore sportivo che fa calcio con uno che fa il basket, se no magari si sbaglia e mi mette a fare il pivot al centravanti. Quindi noi dobbiamo fare le cose con la loro logica, però è chiaro che siccome abbiamo creato un brand comune, ci sarà la parte comunicativa, la parte di sponsorship, che sarà, anzi, il basket, come ho già detto molte volte, sarà da traino per il calcio, quindi porteremo degli sponsor che oggi qui si sognano, perché utilizzeremo la categoria di A2 come leva anche per il calcio. L'essere in una categoria, tra virgolette, dilettantistica, non rispecchia il Trapani. Non rispecchia la realtà di Trapani, non rispecchia quello che il presidente ha in testa, e quindi il progetto è un progetto ambizioso, e in questo progetto ambizioso io sono orgoglioso di esserci, quindi sarei venuto anche in eccellenza col presidente, quindi.